Buongiorno a tutti. L'incontro di oggi, dal titolo sussidiarietà e laureati lavoro, è l'incontro centrale delle giornate dell'accoglienza che ogni anno la Risto Università e lo studente organizza. Ringraziamo i nostri ospiti per averci onorato della loro presenza. Giancarlo Rovati, direttore del Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Luigi Fabris, professore di statistica sociale di questa università, di questo dipartimento. Tommaso Di Conto, direttore della Scuola Superiore di Statistica e di Analisi Sociale ed Economica dell'Istat. E Giorgio Vittadini, presidente della Fondazione per la Sussidiarietà. Vorrei ringraziare sentitamente anche il magnifico rettore per la sua presenza e nella sua persona l'Università di Padova, che tramite il bando 1 euro finanzia iniziative che nascono dal basso, dagli studenti, che è già questo un esempio di sussidiarietà, e che ora do la parola per il saluto. Grazie. Se vuoi tagliare una cosa, ma adesso non è brutto, mi sembra. Buongiorno a tutti, mi ha fatto molto piacere ricevere questo invito da Gianluca Concione a portare il saluto dell'Ateneo a questa iniziativa di presentazione del rapporto sulla sussidiarietà 2012-2013 dedicato a sussidiarietà e neolaureati e lavoro, e quindi al tema dell'ingresso nel mondo del lavoro per i neolaureati. Un tema questo, tema delle competenze, dei percorsi che possono sostenere un neolaureato nella fase cruciale di ricerca di un impiego, che è evidentemente del tutto centrale. Del tutto centrale in ogni caso nella vocazione formativa dell'università, ma ovviamente ancora più cruciale in un contesto quale quello attuale, caratterizzato da difficoltà, criticità e problemi significativi. L'Ateneo cerca da anni, con la sua politica complessiva, di sostenere lo studente quando si laurea e ancora prima della laurea, in questo passaggio fondamentale, con una serie di iniziative ad esempio di preparazione, di approfondimento, per cui il professor Luigi Fabris, mi vengono in mente gli incontri dedicati all'analisi dei vari segmenti professionali che per molti anni il professor Fabris ha attivato, poi successivamente il professor Mirandola nella sua funzione di delegato, e sempre a Malaria ha curato una serie di analisi e costantemente cura una serie di analisi dedicate ai neolaureati o laureati recenti. Anche altri studi finanziati dallo stesso Ateneo sono stati promossi dallo stesso professor Fabris con le diverse facoltà della nostra università per ricostruire i percorsi post laurea di migliaia di studenti laureati. Studi e analisi queste che concordemente, naturalmente con diverse articolazioni, ci hanno permesso di evidenziare mediamente le ottime performance dei nostri laureati e quindi mediamente una ottima possibilità di ingresso nel mondo del lavoro con tempi sufficientemente e ragionevolmente ristretti. Tutto questo evidentemente e molte altre iniziative che portiamo avanti non può risolvere completamente, evidentemente ne può fare la criticità e i problemi del sistema paese di fronte ad una drammatica situazione che si configura anche per il futuro dei giovani come un interrogativo pesante e talora difficile veramente da sostenere e che induce molti giovani a gettare la spugna e andare all'estero, cercare all'estero quelle possibilità che nel nostro paese purtroppo non trova. Però io credo che comunque questo corredo di iniziative
consenta ai nostri giovani, ai nostri laureati, studenti prima, laureati poi, di affrontare questo passaggio anche esistenzialmente fondamentale in un modo consapevole e più consapevole e certamente più sereno. Volevo anche concludere, Gianluca Conzoni ha fatto riferimento alla, ai finanziamenti che l'Ateneo dà alle iniziative studentesche che vengono dal basso, in realtà finanzia un po' più di un euro, questa è una, è come dire, un modo di dire, per, era la vecchia commissione mille lire che poi è diventata un euro, ma certamente ci sono finanziamenti anche molto direi più significativi, ma è giusto che sia così perché per esempio, per fare un esempio, l'Ateneo all'inizio dei primi giorni di ottobre, all'inizio dell'anno accademico, ha voluto salutare i neo iscritti dedicando loro un particolare benvenuto, dedicando delle iniziative sia in Aula Magna che nelle aule del VO, proprio per significare che intende il rapporto tra studenti e istituzione non come un rapporto formale o come un rapporto burocratico, ma anche come un rapporto formativo e come un rapporto anche nel quale sono coinvolti i profili assistenziali dei nostri studenti, dei nostri giovani. È un rapporto che vuole essere prima di tutto essenzialmente formativo. Questo l'abbiamo fatto come istituzione, continueremo a farlo con tutti i nostri sforzi, ma un'integrazione molto valida è anche rappresentata dalle giornate dell'accoglienza come quelle che sono appunto organizzate dalla rivista di cui il Gianluca Conzona è appunto espressione e quindi Ateneo Studenti e per una matricola tutte le iniziative che sono state realizzate, lettere, ingegneria, economia, fisica e via di seguito, proprio in questo spirito, in questa prospettiva. Quindi mi fa piacere particolare l'iniziativa di oggi perché visibilmente testimone di questa felice integrazione che c'è tra il livello istituzionale e il livello che parte dal basso e che onora non in termini sloganistici ma in termini reali il concetto di sussidiarietà. Grazie. Sì, in effetti il nome della commissione è un euro, la finanza molto di più di un euro, anzi so che in altre università non c'è questa possibilità, questa premiale è proprio quello che nasce dal basso, non, è una cosa unica di cui noi siamo molto grati dall'università, noi come lista, tutte le altre liste, tutti gli studenti, perché tutti, il bello di questo bando è che dà la possibilità a tutti gli studenti di farlo, anche due studenti che si organizzano. Vorrei anche ringraziare molto sentitamente il direttore del Dipartimento di Scienze Statistiche, la professoressa Salvani, che ho qui al mio fianco, che gentilmente ci ha concesso quest'aula del Dipartimento per fare questo incontro e che ora invito a dare il saluto. Grazie. Grazie Gianluca e benvenuti a tutti, studenti, relatori invitati, partecipanti a questa iniziativa. Come aveva detto Gianluca, insomma, ben volentieri abbiamo concesso, come d'altra parte insomma, è previsto, nel senso che queste iniziative studentesche sono diciamo, sostanzialmente e formalmente previste dall'ordinamento e dallo statuto dell'università e quindi in un'ottica che ovviamente dà spazio a tutte le voci e le pluralistiche di fare opportunità, il Dipartimento ben volentieri concede gli spazi per queste iniziative che hanno una connotazione, in particolare questa, di tipo culturale, è orientata alla giornata, cioè rientra anche questa nella giornata dell'accoglienza, ma se vogliamo è un'accoglienza, come dire, permanente, nel senso che non è rivolta solo alle matricole, ma anzi segue gli studenti nel loro percorso con l'obiettivo fondamentale che è poi la collocazione, diciamo, nel mercato del lavoro, quindi una prospettiva che è di primario interesse per tutti noi. Ecco, io non credo di voler portare via altro spazio, anzi lascerei i protagonisti di questa iniziativa, quindi a Gianluca e ai colleghi studenti della lista che hanno organizzato la giornata, l'onore di introdurre sugli aspetti
taglio. Mi dispiace anche per non potermi trattenere per ulteriori impegni, diciamo, tipo accademico, e ho buon lavoro. Grazie mille. Queste giornate dell'accoglienza sono per noi studenti un'occasione unica per approfondire alcune passioni che sono emerse in ciascuno di noi. Abbiamo parlato già di letteratura in un incontro dal titolo Hobbit e Draghi, il quotidiano e l'epico in Tolkien, con due noti esperti di Tolkien, Guglielmo Spirito e Andrea Monda. Abbiamo parlato di matematica in un incontro dal titolo La matematica nell'ingegneria, utilità o bellezza, con i professori Giovanni Colombo dell'Università di Padova, Giuseppe Stagnitto, docente di tecnica delle costruzioni dell'Università di Pavia, e Daniela Bosio, docente di scienze delle costruzioni dell'Università di Pavia. Quest'ultimo incontro è nato dalla constatazione che Analisi 1 è un ostacolo arduo per quasi tutti gli studenti di ingegneria, ma penso anche qui a statistica, insomma, che ne sappiamo qualcosa. Perché allora vale la pena studiarlo? Nell'incontro è emerso un giudizio interessante, che tutte le scoperte che si sono rivelate più utili, anche nel campo dell'analisi matematica, non sono nate per un fine immediato tecnico-utilitaristico, ma da un desiderio di bellezza, dall'enorme curiosità e dall'amore per il proprio lavoro di questi matematici. Cosa c'entra questo con l'incontro di oggi? C'entra perché ci siamo resi conto che l'università, vissuta così, come vivevano questi matematici il loro lavoro, è più bella. Non è più un luogo alienante che annulla la nostra persona, un esamificio, come spesso viene percepita, ma innanzitutto è un luogo di crescita, nel rapporto con lo studio innanzitutto, e poi con i compagni di corso, con i docenti e con le istituzioni universitarie. Andando a fondo di ciascuno di questi rapporti, abbiamo visto una grande possibilità per noi, la possibilità di vivere in modo pienamente soddisfacente questi anni. Le più grandi possibilità di crescita che ho avuto io, infatti, sono sempre state nella sequela di una persona adulta, di un maestro che nel modo di vivere il quotidiano manifesta un gusto di vivere ogni cosa, non solo per la sua competenza professionale, ma soprattutto per una testimonianza di vita, di un amore per il proprio lavoro e per le cose che intorno che suscitano interesse ed ammirazione. Una persona, soprattutto, che mi guarda totalmente, dimostrandomi stima e fiducia, che non mi tratta da bamboccione o da estraneo, ma abbia il coraggio di scommettere su di me. È grazie alla possibilità di un rapporto così che l'università diventa il luogo in cui stiamo diventando adulti, come diciamo nel volantino che abbiamo dato alle matricole mentre andavano ad iscriversi. Da questo interesse per l'università e per la nostra stessa vita è nato anche questo incontro. I media ci propongono continuamente un ritratto drammatico della situazione occupazionale giovanile e sembra che noi studenti non abbiamo più una speranza da riporre nel nostro futuro. Allo stesso tempo, il mondo del lavoro viene raffigurato come una realtà in molti casi estremamente stressante, in cui la possibilità di un rapporto umano viene schiacciata dalla logica della competizione e dell'autoaffermazione. Come vale la pena vivere questi anni di università allora? Ha senso impegnarsi nello studio se poi sarà così difficile trovare lavoro? Basta laurearsi presto e con voti alti per essere un giorno all'altezza delle sfide che il mondo ci corre davanti? E, se no, come possiamo diventare non solo professionisti capaci, ma anche umani? Insomma, come possiamo diventare persone in grado di vivere in modo pienamente soddisfacente? Il rapporto della sussidiarietà cerca di dare delle risposte a queste domande, partendo da quello che di positivo già c'è. Vorrei quindi lasciare la parola al professor Rovati perché ci presenti il rapporto. Buongiorno a tutti, per me è un onore partecipare a una iniziativa che parte dall'avere a cuore non tanto la ricerca, ma ciò per cui è stata fatta la ricerca. Vale a dire un aiuto a comprendere, a chiarire alcuni nodi che vengono presentati spesso nella comunicazione pubblica, ma senza dare tutti gli elementi o gli elementi più utili, non solo per sviluppare delle critiche, ma anche per immaginare
positivamente come uscire dalle criticità. Questo è stato anche il senso, questo è il senso di ogni rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà, almeno lo dico come lettore degli altri rapporti, e in questo caso ho avuto la possibilità, il piacere di essere tra gli autori. Questo rapporto nasce infatti da una compartecipazione alla ricerca della Fondazione, naturalmente, dell'Università Cattolica e di Alma Laurea. Alma Laurea è già stata citata prima, non so quale sia il grado di conoscenza di questo consorzio interuniversitario che coinvolge 67 atenei a livello nazionale e che da oltre 15 anni elabora un rapporto annuale sulla situazione dell'università e degli studenti in università, che da qualche anno ha avviato anche un monitoraggio di diverse leve di studenti universitari, intervistandoli all'uscita dell'università. Tutti voi sarete richiesti di comunicare i vostri dati, poi a un anno dalla laurea, a 3 anni dalla laurea, a 5, e nell'ultima sperimentazione è stata a 10 anni. Bene, grazie alla collaborazione molto generosa e molto professionale di Alma Laurea, noi abbiamo fatto un'indagine supplementare che ha coinvolto circa 6.000 laureati di tutte le facoltà a 4 anni di distanza dalla loro laurea e scelti, e questa è una selezione deliberata, scelti tra coloro che l'anno prima avevano dichiarato di lavorare. Quindi non sta nel nostro campione una rappresentazione dei problemi di ingresso nel mondo del lavoro per chi ancora non è riuscito a entrarci, ma semmai problemi di chi nel mondo del lavoro ha già messo un piede ed è in grado anche di tracciare un primo bilancio. In particolare noi ci siamo posti il problema di studiare il nesso tra il modo di fare l'università, quindi il modo di vivere gli anni di studio le possibilità di entrare nel mondo del lavoro. Detto in altri termini, il tema è stato per noi quanto conta e come conta il vivere in modo intraprendente i propri anni di studio per poter affacciarsi al mercato del lavoro con qualche chance in più, potremmo dire con qualche freccia in più. Da qui il tema appunto della intraprendenza come condizione, attenzione, che sta nella persona, non nell'istituzione, anche se poi vedremo che si può parlare di una intraprendenza anche dell'istituzione per favorire un modo intraprendente di vivere l'università. Allora, alla ricerca di indicatori, quindi partiamo, come dire, tra detti i lavori dell'intraprendenza, abbiamo scelto di utilizzare la partecipazione a delle attività di orientamento, da un lato, di tutoraggio, di stage in Italia o all'estero. Da questo punto di vista, qui vedete rappresentata la distribuzione di frequenza della partecipazione a queste diverse iniziative. Bisogna dire che il 54%, più della metà, insomma, dei nostri intervistati ha fatto stage durante il suo percorso universitario e circa il 10% anche stage all'estero.
Questo tipo di una delle attività che abbiamo considerato come parte del corso indice di intraprendenza è la partecipazione a attività di orientamento. Le attività di orientamento sono attività organizzate dall'università in genere, e questo è invece la stima di quanto le attività di orientamento in una scala da 1 a 10 siano risultate importanti all'interno di ciascuna laurea. Come vedete, per agrario, ingegneria e il settore economico-statistico, dentro cui siete voi, l'orientamento ha avuto un peso rilevante. Certo, in una scala da 1 a 10 non siamo, come dire, molto al di sopra della sufficienza, ma qui direi che conta più il confronto all'interno della graduatoria. Si direbbe che il settore letterario, a cui avete dedicato un'iniziativa recentemente, abbia goduto meno dell'opportunità offerta dall'orientamento, ma qui ci sono anche problemi legati all'altra parte del mondo che noi non abbiamo considerato presso ricerche, cioè le caratteristiche del mercato del lavoro dentro cui ci si inserisce. Quindi non è per sé una valutazione sulla bontà dell'attività di orientamento, ma sulla loro utilità ai fini. Guardando alla efficacia della laurea conseguita per l'inserimento nel mondo del lavoro, in base a quella intraprendenza e qui in particolare in base alla partecipazione agli stage, vediamo che chi ha fatto stage sia in Italia che all'estero considera molto efficace l'esperienza di stage che ha fatto, e dunque c'è una indicazione, diciamo, dal lato soggettivo della utilità, dell'importanza di queste esperienze proprio per l'esperienza di lavoro che uno ha fatto. Veniamo allora a un punto dolente e critico dell'inserimento nel mercato del lavoro, e cioè quali canali si utilizzano per cercare lavoro. Qui sono i canali utilizzati, li abbiamo classificati poi per canali di mercato: contatti con datori di lavoro, risposta ad annunci, agenzie private di reclutamento, canali istituzionali, servizi di placement dell'università, concorsi pubblici, uffici pubblici di collocamento, poi canali relazionali, rapporto con conoscenti, amici e parenti. Su questo una precisazione: forse tutti noi abbiamo sentito parlare di questi canali relazionali usando un altro nome, raccomandazioni. Per entrare nel mondo del lavoro bisogna avere delle raccomandazioni. Noi abbiamo cercato di capire meglio invece questo luogo comune e preferiamo chiamare capitale sociale e questo sistema di opportunità che sono legato al sistema delle conoscenze. E tra poco vedremo che non sono soltanto le conoscenze, per così dire, già precostituite, una sorta di capitale sociale preesistente all'università, ma quello che conta nei canali relazionali è anche quella parte di capitale sociale che uno incontra durante l'università. In che senso? Vedete, questi sono i canali utilizzati, canali di mercato, relazionali, istituzionali, e questi invece sono i canali più efficaci per trovare lavoro. Sicuramente qui dobbiamo fare una distinzione, entra una distinzione tra tipi di lauree, cioè le lauree gli studenti che hanno più usato canali di mercato sono quelli che hanno conseguito una laurea che in termini di abbondanza, scarsità di opportunità incontra, diciamo, una maggior numero di opportunità. Tipicamente sono qui le lauree cosiddette forti ad essere più avvantaggiate, e sono quelle appunto per le quali si può parlare di un mercato relativamente aperto e mobile, con criteri di selezione che sono di mercato, quindi dei più adatti a ricoprire quella posizione. Diversa è l'entrata nel mondo del lavoro attraverso i concorsi, qui ci sono dei requisiti anche diversi,
Ma se ci concentriamo su questo canale relazionale, per il 23% si è rivelato importante, cioè è il secondo canale considerato più importante per entrare nel mondo del lavoro. Dentro a questo, diciamo, a questo canale gioca anche il, c'è un peso, l'ho saltata la slide, c'è un peso anche dei docenti universitari. E cioè durante l'università si possono fare incontri significativi per allargare il proprio capitale sociale. Ma potremmo aggiungere anche che oggi c'è un'opportunità che la rete, che i social network offrono per allargare il proprio capitale sociale. Attraverso alcuni network si può segnalare la propria condizione, entrare in contatto con persone già inserite nel mondo del lavoro, e questo voleva essere anche un approfondimento che abbiamo tentato di fare, ma bisogna dire che per i laureati già da 4 anni intervistati nel 2012 l'utilizzo dei social network per entrare nel mondo del lavoro era ancora, diciamo, poco utilizzato. Un'altra ricerca che abbiamo fatto attraverso la banca dati di Manpower, per esempio, ha rivelato che sempre di più diventano importanti invece questi canali. E guardate che questi sono canali reputazionali principalmente, perché voi inserite il vostro curriculum e sono canali anche interattivi, interrelazionali, perché voi potete dialogare, farvi conoscere e entrare in rapporto con voi. Quindi non è raccomandazione, ma è sistema delle conoscenze legato al proprio sistema delle competenze. Qui un altro tema è la flessibilità, ma intesa qui come capacità di adattamento alle condizioni che il mercato del lavoro ti offre. Allora qui abbiamo visto la disponibilità al pendolarismo, che come vedete è piuttosto elevata. Se togliete il 25% che non vuole muoversi per più di 30 minuti di viaggio per lavorare, abbiamo un 75% da questo punto di vista molto flessibile, molto abbastanza flessibile. E qui vedete la disponibilità a trasferire la propria residenza per migliorare la propria posizione professionale. È stato fatto un riferimento all'estero, la disponibilità ad andare all'estero è in questi che già lavorano, quindi non neolaureati, ma che già lavorano, è molto elevata. Se ci fosse stato bisogno di una smentita statisticamente rappresentativa e rilevante all'idea dei giovani come bamboccioni, questa è una testimonianza, come dire, diretta delle rappresentazioni. Allora, guardate, questo mi ha calcolato poi un indice di adattabilità al mercato del lavoro, abbiamo messo insieme l'adattabilità alta e molto alta. Qui nasce subito una prima criticità, la differenza maschi-femmine, che, attenzione, non è una criticità dovuta alla preparazione, anzi, le votazioni medie delle laureate, la posizione media è in genere più alta in tutte le facoltà. Però qui nasce un punto di criticità dovuta alla minor propensione da un lato, dall'altro probabilmente una minor possibilità di adattarsi al mercato del lavoro tanto quanto il mercato del lavoro richiede. Guardando l'adattabilità al mercato del lavoro, ancora una volta troviamo i laureati in ingegneria, il settore linguistico gioca forte perché pesa la disponibilità andare all'estero, che è più forte in questo settore. Se andiamo all'economico statistico ci si posiziona, diciamo, a metà strada. Se guardiamo ai contratti di lavoro, dove, attenzione, qui abbiamo intervistato persone che svolgono anche una professione canonica, avvocati, medici, notai, eccetera, vedete che comunque chi ha contratti non standard è gioco forza anche più
penso all'adattabilità. Quindi, se ci sono difficoltà all'entrata nel mondo del lavoro, non sono tanto dovute alla anelasticità dei laureati, degli studenti, quanto a una serie di carenze di opportunità del mercato del lavoro medesimo. Paga l'avere adattabilità in termini poi di sbocchi e di retribuzioni? Sì, chi ha un'adattabilità più alta si è rivelato anche con un guadagno medio mensile netto leggermente più elevato. Sono laureati da 4 anni, quindi non abbiamo, come dire, gli amministratori delegati. I redditi anche dei liberi professionisti sono, come dire, non stratosferici, ma se poi li confrontiamo con i salari di ingresso, fare conseguire la laurea conviene. E conviene soprattutto se lo si vede in termini di percorso nell'arco del tempo. Il professor Cammelli ci diceva in una delle presentazioni che si calcolate il reddito durante la carriera professionale, c'è ancora più del 25% di vantaggio nelle retribuzioni medie a favore dei laureati rispetto ai non laureati. Si può fare più fatica all'ingresso a vedere i risultati, ma è nel tempo che bisogna vederlo. Qui è un indice di intraprendenza su cui abbiamo calcolato, insomma, abbiamo identificato delle tipologie. Come vedete, i rassegnati, cioè quelli che vivono l'università al minimo sindacale, oserei dire, che viene richiesto, sono l'11%. È come un lasciarsi vivere dentro all'università, tanto non c'è differenza. Mentre abbiamo trovato le elite intraprendenti, cioè quelli che hanno studiato tutte le opportunità, poi ci sono, tra coloro che sono intraprendenti, ci sono gli adattivi ma deboli, e quindi questo ha a che fare con la laurea, il tipo di laurea conseguita. E dall'altro una parte che chiamiamo di persone, così vengono chiamati precari in cerca di gloria, cioè non assegnati, non particolarmente favoriti dal tipo di ingresso anche a causa della loro laurea, ma comunque non rassegnati e non privi di opportunità. Questa è la realizzazione professionale, tenendo conto del guadagno, del tempo necessario per trovare lavoro, della soddisfazione per il lavoro svolto e dell'utilizzo delle competenze. Beh, la soddisfazione alta è, devo dirvi, è superiore a quanto io mi sarei aspettato all'inizio, riguarda un 37%. E qui, comunque, vedete ancora una volta il gap uomini-donne. Dipende dal modi, cioè dall'opportunità di lavoro che si è riusciti a catturare, in funzione anche sia della propria laurea che della propria disponibilità. Però vedete che attraverso un'analisi multivariata, se cercate di vedere alla fine che cosa conta di più per la realizzazione professionale, al primo posto c'è il tipo di laurea che uno ha conseguito, e dentro a questo una condizione di miglior favore per medici, chimici, agrari e ingegneri. Torna la questione della laurea forte e laurea debole. Poi c'è il fattore E, l'estero come risorsa spendibile. L'aver iniziato paradossalmente non a lavorare prima della laurea o durante l'università, ma dopo la laurea, perché spesso studiare e lavorare crea delle difficoltà su entrambi i versanti, ma poi talvolta si è vincolati dall'esperienza lavorativa iniziata, e questa qui c'è la condizione di molti studenti lavoratori. Di fatto iniziare a lavorare dopo la laurea però dice anche di un sistema di risorse individuali che uno ha a disposizione, per esempio non dovessi mantenere, oppure scelte familiari non precoci. E infine in genere uomini avvantaggiati perché più adattabili, ma non è una questione di DNA e di cromosomi, ecco, è una questione sociale.
sui coloro che lavorano in proprio, ma professionisti, consulenti, imprenditori, lo salto perché semmai se poi c'è curiosità e interesse ci possiamo tornare, ma il tempo a disposizione è un po' poco. E invece vediamo l'adattabilità al mercato del lavoro, in questo caso riguarda quei laureati che svolgono professioni codificate, e anche qui vedete una serie di buoni posizionamenti per quanto di interesse che riguarda del settore economico statistico, ma anche del settore linguistico. Un tema importante per vivere la propria condizione, già oggi, la vostra condizione oggi, è il tema della fiducia. Fiducia in se stessi, ma anche la fiducia negli altri. Beh, il mondo dei laureati in una scala da 1 a 10 non mostra una grande fiducia verso gli altri, è un indicatore di difficoltà probabilmente ambientale e di minor corrispondenza alle proprie aspettative di quanto ci si potrebbe attendere proprio nel rapporto con gli altri, qui dove gli altri sono gli altri significativi, gli altri che ti possono dare una mano diretta per entrare. Una questione di cui mi sono occupato in particolare io è il tema della mobilità sociale e l'università è ancora un ascensore sociale. Allora, vi segnalo questo. Il 22% dei nostri 6.000 intervistati, solo il 22%, ha alle spalle dei genitori laureati. Il che vuol dire che per il 78% arrivare alla laurea è stato un traguardo, a cui non era arrivato nessuno nella sua famiglia prima di allora. Sotto questo profilo è un ascensore culturale innegabile. Poi a lungo raggio sono quelli che hanno alle spalle famiglie con bassissimi titoli di istruzione, corto raggio quelli diploma di scuola superiore. Tuttavia questo ascensore non è così corrispondente alle aspettative quando lo si affronta al lavoro e al guadagno. Sotto questo aspetto forse la propria famiglia d'origine coltiva ancora un'immagine dell'università quasi come dire da ascensore automatico, è un ascensore sociale soprattutto sul piano culturale, ma non così automatico come nell'immaginario di chi ha 50 anni oggi era o è stata l'università in passato. Da qui un sentimento ancora di frustrazione, di scoraggiamento. Le opportunità, comunque, le probabilità di laurearsi in funzione dell'origine sociale non sono equidistribuite. Conta ancora, come dire, il centro sociale di provenienza, dove la possibilità di proseguire gli studi resta ancora significativamente, distinta. Qui finisco sul capitale sociale. Abbiamo fatto un test. Abbiamo chiesto a ciascuno di indicare come è formata la sua rete di conoscenze e di relazioni. Ciascuno poteva indicare tutti questi, sia come parente, sia come amico, sia come conoscente. Ed è a questo riguardo, poi abbiamo fatto delle tipologie degli intervistati in base alle loro reti sociali, sono, mi fermo a considerare, gli snob sono quelli, come dire, che hanno una rete sociale molto elitaria, però ci sono i solitari, cioè quelli che non ne hanno di sufficiente, ci sono i popolari, i flaneur, eccetera. Adesso poi nel libro potete divertirvi a trovare le spiegazioni. Ma che cosa mi sembra importante? Considerando coloro che hanno dichiarato che nel trovare lavoro è stata determinante una persona in particolare, che è il 27% del campione, vediamo che qui c'erano più scelte, quindi la somma non dà 100, dà 119 per l'esattezza, però tra coloro che dicono di aver incontrato una persona determinante per entrare nel mondo del lavoro, prevalgono quelli che hanno utilizzato il canale relazionale, ma vedete, e questa è un po' la cosa che volevamo sondare, anche il canale di mercato.
è legato a qualcuno che si prende in qualche modo cura di te, che si interessa a te, che ti considera importante per la sua impresa, così come per gli altri canali. Tra i protagonisti della persona di contatto, in modo significativo vedete che cioè per la relazione professionale, in base al tipo di contatto, i docenti universitari, i professori e i docenti universitari svolgono, hanno un peso rilevante. Questa, secondo me, ha un'indicazione, comporta un'indicazione pratica. Coltivate i rapporti con i vostri docenti, ma naturalmente richiamo anche ai docenti, quindi dobbiamo dedicare del tempo al rapporto con i nostri studenti, perché attraverso questo intanto aiutiamo, intanto facciamo il nostro mestiere, non è una scelta secondo me, ma nello stesso tempo possiamo svolgere una sorta di orientamento continuo e di incontro tra capacità, opportunità, e quindi coltivare una dimensione vocazionale che non è per definizione standardizzabile a priori. La sussidiarietà in azione, mi fermo qui, abbiamo fatto un approfondimento anche su cosa fanno gli Atenei per i loro studenti in termini di dotazione di quel capitale di base, anche culturale, relazionale, che è legato agli stage, ai tirocini, all'Italia all'estero. Qui abbiamo fatto un'analisi comparata dei siti delle università. Quindi non siamo andati a fare delle interviste, abbiamo semplicemente registrato quello che le università mettono in vetrina. E naturalmente il rischio semmai è che uno mette in vetrina più di quanto abbia in magazzino. Ne è nata anche una sorta di gerarchia, ma quindi lo scopo non è tanto mettere in competizione. E allora ho il piacere di segnalarvi che l'Università di Padova, calcolando la gamma dei servizi offerti ai suoi studenti in termini di stage, orientamento, stage in Italia, all'estero, il matching, career day, eccetera, eccetera, si posiziona, certo, non sopra l'Università Cattolica, ma abbastanza vicino. Che sono stati analizzati 90 Atenei, questi sono diciamo quelli posizionati diciamo, più in alto. Il nostro scopo non era quello di fare un ranking, perché ci vorrebbe ben altro diciamo, fondamento empirico, però è sintomatico ed è anche sintomatico il fatto che le università mettono in vetrina queste loro possibilità. Il problema non è soltanto guardare la vetrina, ma entrare nel negozio e quindi utilizzare i beni che sono sui posti. Mi fermerei qui. Stuva tutto. Ringrazio moltissimo il professor Romati, che ha dato tantissime suggestioni, non saprei adesso quale riprendere in particolare, ma magari se riusciamo a finire abbastanza presto ci sarà uno spazio per le domande e potrete voi magari approfondire la cosa che più vi è interessato. Intanto vorrei rivolgermi al professor Patris, che come ha ricordato prima il magnifico rettore è anche uno dei professori che collabora nel servizio orientamento dell'università. E quindi volevo chiederle, in virtù delle sue ricerche e dell'attuale ruolo che svolge l'università, come sta cambiando il rapporto tra l'università e il mondo del lavoro? E cosa si aspetta il mondo del lavoro da noi e cosa noi possiamo invece aspettarci quando usciamo da qui? Grazie. Grazie agli organizzatori, ai colleghi milanesi che hanno fatto questo volume sulle sussidiarietà e il mondo del lavoro giovanile, che come dire, mette in evidenza numerose cose, su una delle quali non sono d'accordo, che è magari proprio l'ultima slide presentata sulla gerarchia, perché noi per esempio a Padova siamo umili come ordine del Vangelo, ma avremo appunto la restituzione del ranking nel Regno dei Cieli, ma
voglio. Io sono uno statistico e alle domande rispondo quasi sempre con statistico, ricercatore sociale, rispondo sempre con un numero. E alla domanda se la laurea serve e se basta la laurea, se qui attorno c'è sufficiente spazio per i nostri laureati, vale la pena rispondere con un numero che non è quello che riportano i giornali, soprattutto l'Istat, che immagino che abbia anche voglia di chiarire, rispetto al tasso di disoccupazione giovanile dichiarati dell'ordine del 50%, rasenta del 50%, ma se avanti questo criterio di calcolo probabilmente ci arriveremo prestissimo al 50%. Noi siamo a un anno dalla laurea, i nostri laureati sono non occupati a 10% o 11%. È un numero che è molto più grande di quello che avevamo prima all'inizio della crisi. Nel 2008 avevamo un 3,4, si chiama disoccupazione frizionale, vale a dire esci dall'università per andare da questo portone all'altro portone che è del mondo del lavoro, ti fanno la fotografia in mezzo che è l'indagine, e quindi il 3,4% sostanzialmente è non disoccupazione. Con l'11 effettivamente le cose sono più dure di prima, ma credo che questo voglia dire, visto che poi le indagini abbiamo fatto, abbiamo seguito i nostri laureati per lungo tempo dopo la laurea, perché alla fine il lavoro lo trovano tutti. Il problema è che adesso i tempi si sono allungati e io spero che finisca, perché altrimenti la storia del prolungamento dei tempi si moltiplica via via che vengono avanti le generazioni, nuove generazioni laureati. Quindi io credo che da questo punto di vista valga un ottimismo migliore di quello che i dati medi nazionali fanno capire. Una seconda cifra, sempre da statistico ricercatore sociale, venuta fuori dalle indagini che abbiamo fatto sui nostri laureati, interrogati alla domanda se fanno un mestiere che è esattamente quello per cui hanno studiato, oppure un mestiere che è per il quale comunque sia, anche se non è esattamente lo stesso, nessun altro che non abbia una laurea può fare quel tipo di attività, rispondono al 93% che fanno attività che sono esattamente corrispondenti o per i quali la laurea è necessaria. E significa che studiamo? Sì, certo, c'è un 7% che dice ho studiato per meno con vantaggi che non si sono rivelati immediatamente produttivi per il lavoro, ma credo che il 93% insomma, sia un numero che fa sperare molto di più di quanto, per esempio, cifre che sembrano di tipo giornalistico che danno fastidio ogni volta che si legge, per cui questi nostri laureati sostanzialmente sono ignoranti, sono presuntuosi, cioè se la puzza sotto il naso, cioè, sanno poco perché gli insegniamo poco, naturalmente, dicono i giornalisti, che il 50% non sono laureati, attenzione. E poi appunto vanno a lavorare e non fanno quello per cui hanno studiato, sostanzialmente hanno studiato per niente. Questa campagna giornalistica ha diminuito il tasso di iscrizione all'università, al di là di quello che il calo demografico dovrebbe fare registrare, perché c'è sostanzialmente una campagna contro l'università. Ci sono, certo, qua dentro l'università non tutte le cose vanno bene, però che qui dentro non si impari, o meglio, che non si insegni e poi non si impari, è assolutamente una delle tante falsità che, come dire, si propalano con l'idea di dire qualcosa di nuovo, qualcosa di straordinario, e su questo i giornalisti cascano ogni volta che si dà un incontro di questo tipo. La domanda quindi è a cui ha risposto anche questo libro sulla sussidiarietà, è sostanzialmente ma andate a lavorare, insomma, che sia finita, perché questa storia che non sono capaci, e allora se hanno la triennale devono subito fare la specialistica, se hanno la specialistica devono subito pensare al dottorato, se hanno la specialistica e non hanno un master, poveretti, non sanno niente, si sentono degli impotenti professionalmente parlando. Io credo che questa sia una cosa assolutamente sbagliata, e quindi che
l'idea che il giovane debba orientarsi al mercato del lavoro in modo più fiducioso. Sì, invece questo è lo standard al quale dobbiamo improntare i nostri discorsi, e eventualmente se ci sono delle cose che non vanno cerchiamo di aggiustare, ma se alla fine si manda tutto quanto, come dire, una dimensione di arrendevolezza, ecco, evidentemente è inutile tentare di aggiustare, è inutile dire che si possono fare cose meglio, perché non c'è nessuno, non c'è scampo. Ci sono effettivamente alcune cose che non vanno, sono cose che non vanno. Abbiamo un problema di orientamento nelle università, ce l'abbiamo perfino nella migliore università italiana, che è l'Università di Padova ovviamente, perché abbiamo il 35% di coloro che entrano nell'università e stanno un anno senza o cambiano facoltà e quindi non guadagnano crediti, oppure assolutamente stanno un anno fermi, fa 35-34% che non prende un credito per il primo anno dopo l'iscrizione. Ovviamente non è che se uno sta senza prendere neanche un credito non è venuto qua e ha avuto un anno di tempo per fare il turismo, vuol dire che è andata e ha scelto una facoltà sbagliata, un corso di studi sbagliato, che è demotivato, e quindi, dato che paga le tasse, evidentemente qualche motivo per non aver crediti c'è. E allora, se anche le migliori sono in questo stato, evidentemente c'è un problema di orientamento verso l'università. Cioè, io credo che l'orientamento, vieni da noi che diventerai più bravo di tutti, sia mero marketing, e che invece sia assolutamente necessario che si impronti quello che io chiamo, molti chiamano anzi, orientamento strategico. Cioè, vieni da noi e ti studiamo per bene, anzi, come si dice, sarai perfino sovradimensionato. E poi alla fine vediamo se non trovi lavoro. Troverai lavoro. Questa è la strategia. Che si viene all'università a fare? Per imparare e tenerselo dentro e portarselo nella tomba? Oppure per riportarlo nella società che ha pagato per la maggior parte dei tuoi studi? Quindi il ragionamento è assolutamente lineare, apparentemente, perché tutti dicono che vogliono esattamente questo. Il problema è che non si fa questo orientamento strategico, perché per fare un orientamento strategico bisogna che tu dipinga a questo ragazzo, prima che venga dentro, un mercato del lavoro con un segmento che per lui è accessibile col titolo di studio che andrà a prendersi. Ecco allora che la informazione diventa l'orientamento. Ma come si fa a sapere come sarà il mondo fra 5 anni, quando ha finito, fra 6 anni, 7 anni, quando si presenterà? Questo è difficile. Ecco perché nessuno lo fa. E allora questo orientamento strategico invece è quello che è necessario fare. Quindi bisogna cominciare a studiare meglio come saranno i mercati del lavoro del futuro, quali sono le professioni che andranno avanti, e su questo bisogna anche avere fiducia, perché c'è poi, a questo c'è anche altri che da altri livelli si, come dire, divertono a... Hanno detto in Europa niente più ordini professionali. Niente più ordini professionali, impedisce l'Italia, perché c'è una direttiva, bisogna che la ricepiamo. Non ci sono più ordini professionali, ma abbiamo fatto una legge più giusta, perché la stessa legge che dice non più ordini professionali dice, però si vede che negli ultimi anni, negli ultimi 5 anni circa, l'85% delle nuove professioni è stata creata ex novo, prima non esisteva, e allora si possono fare degli albi, cioè dei registri nei quali quelli che sono bravi a fare una certa cosa possono iscriversi, anche se non c'è l'ordine professionale a garantire il loro, la loro parcella e cose di questo tipo. Quindi non si fanno gli ordini professionali, rimangono quelli di prima, ma non vuol dire che non ci sia la specializzazione, cioè che si impari per niente. È esattamente il contrario di quello che la mala interpretazione di una direttiva europea ha fatto per è esattamente il contrario di quello che avviene poi nella nostra società, perché noi se occupiamo quasi tutti i nostri laureati è perché ci sono le nuove professioni, perché tra avvocati, che non trovano mica tutto questo lavoro, medici, architetti ne facciamo pochi, poi i chimici, avete visto anche loro con qualche affanno, eccetera, alla fine possiamo coprire il 15, 16, 17% del totale dei nostri, ma tutto questo è nelle professioni
che sono professioni nobili, che hanno un nome e che vengono invece utilizzate, insomma, per le quali non è necessario avere l'ordine. Quindi evidentemente ci sono lauree che servono e lauree che non servono, e su questo un discorso onesto di orientamento è necessario. Dire che tutti devono andare all'università perché tutti troveranno lavoro alla fine non vuol mica dire che qualcuno troverà, che tutti troveranno lo stesso lavoro e che verrà pagato in modo uguale per tutti. Saranno dei lavori che sono in sostituzione di lavori che una volta facevano i diplomati e che adesso faranno i laureati. Quindi esistono. Adesso è inutile che vi dica quali sono, perché non sono autorizzato a dirlo in una sede di questo tipo, dopo aver detto che l'Università di Padova è la migliore di tutti, di tutte, ma insomma ce ne sono di facoltà che non insegnano a entrare nel lavoro. E allora bisognerà ragionare in questo senso anche con gli imprenditori. Ho appena finito di rispondere a un imprenditore che, vabbè, anche se è sgrammaticato eccetera, mi scrive: stiamo facendo un'indagine sugli imprenditori per sapere quali sono le cose che loro vedono buone nei laureati che mandiamo fuori, e lui invece che rispondere mi dice: invece che fare marketing per la tua università, cosa che stanno facendo tutti quanti, tu devi dirmi che cosa è che sanno questi qua. Se ti chiedo, dimmi quali sono le cose buone che tu vedi, sei tu. Tu devi aiutarmi a chiudere il cerchio, perché se c'è qualcosa che noi insegniamo che non serve a niente, sei tu che devi dirmi che non serve. Il regolamento, per diventare circolare, e quindi per riuscire a muovere qualcosa, evidentemente è necessario che parta anche dagli imprenditori di una corresponsabilizzazione che tecnicamente non c'è mai stata. I imprenditori ci hanno fatto fare la laurea triennale, dopo l'abbiamo fatto la laurea triennale, e allora anche in questo senso l'azione educativa va in tutte le direzioni, verso l'università perché bisogna sapere che cosa insegnare, ma anche verso fuori, perché bisogna che alla fine chi si impegna alla fine riconosca anche queste cose nuove che si fanno. Una domanda che vale per tutti i presenti invece, che sono la terza dimensione, un'altra seconda importante, è: quando mi dicono non serve la laurea, falso. Mi dico, tanto anche se hai preso un voto basso, cosa c'entra, sti professori, si sa come sono fatti sti professori, a qualcuno che sa parlare, che si sa presentare, danno il voto, agli altri, tecnicamente è quello che dicono tutti gli studenti che vanno male, ecco. Quindi l'idea è che tanto prendi 80, prendi 100 o 110 è la stessa cosa, falso. Si presentano due, uno con 110 e uno con 105 davanti allo stesso imprenditore, sono tutti e due notoriamente bravi ragazzi, perché si vede, non hanno l'asta, non hanno le camicie abbottonate, tutto quanto a posto, e tecnicamente però lui prenderà sempre il 110. Allora come mai? Allora, o noi siamo capaci di vederci dentro davvero e diamo i voti alti ai bravi, oppure semplicemente questo dell'università alla fine si fila. È così che funziona, cioè si dice non mi fido, però alla fine quando si presentano due con voti diversi, stranamente prendono quello con il voto più alto. Quindi serve laurearsi bene, serve studiare, serve imparare. Quando dovete andare fuori dovete essere sovradimensionati. Tutta questa letteratura enorme che c'è, che dice che prepariamo troppo i nostri ragazzi, si chiama over education, che vedo riportata anche nel tuo libretto, over education, cioè troppo bravi. Ma quale troppo bravi? Io credo che raccontassi la storia di mio figlio, va bene, ingegnere, è meglio che non ho neanche tempo per dirla, mi pare, va bene. Per 3 mesi questo tornava a casa e diceva: papà, non so neanche perché mi pagano ingegnere, non so neanche perché mi pagano. Un giorno arriva a casa e dice: papà, io ho detto una cosa nel gruppo di lavoro, si sono fermati, mi hanno guardato come se fossi atterrato lì in quel momento come un alieno. Certo, c'è un momento di adattamento per tutti, tutti avranno un momento di adattamento quando entri nel mondo del lavoro. Che significa questo? Quando sei lì però devi stare lì 40 anni e per 40 anni devi avere la formazione che tu hai avuto all'inizio. Ecco allora quando parlano di formazione, che significa over education, certo, ci mancherebbe che non sapesse, che chi non sa che Garibaldi è vissuto quanti secoli fa, neanche quello. Sì. Ultima cosa, allora, faccio le mie proposte perché un po' colpevole anche l'università.
lo avete sentito, c'è cioè, una necessità di auto imprenditorialità. Il mondo diventa sempre più fluido, le professioni sempre più diverse, i tempi sempre più dilatati, eccetera, quindi uno deve sapersi gestire. La seconda è che è autoapprendimento. C'è una cosa che nessuno insegna in università e alla quale invece fa un che è invece molto importante quando ci si presenta al mondo del lavoro. Nessuno laureato in ingegneria o statistica, quando entrate nel lavoro, nessuno vi fa più nessun esame, nessuno è più bravo di quelli che vi hanno insegnato, di quelli che hanno insegnato a voi lì dentro. Ma vi diranno: sei capace di lavorare in gruppo, sai fare una presentazione pubblica, sai mediare, sai discutere con altri nel gruppo di lavoro e così via. Cioè quelle che si chiamano competenze trasversali. Adesso stanno anche facendo a livello nazionale una rilevazione di non so che fine farai su cui saprò, perché è inutile, se uno è ancora studente, come fa ad avere già le competenze, come se l'avesse acquisito alla scuola superiore, competenze così raffinate, invece bisogna cominciare qua a fare queste cose. E allora, dato che siamo nell'ambito della sussidiarietà, che si creino, perché siccome queste cose non vengono assolutamente pagate neanche in termini di riconoscimento a docenti, che ci siano docenti che si impegnano a fare anche queste cose, perché vuol dire solo insegna in modo diverso. Niente quiz, sei dal terzo anno in su, hai 20 studenti in classe e fai quiz per guadagnare tempo, è una cosa che io considero semplicemente vergognosa. Bisogna fare lavoro in gruppo, che insegna a discutere con l'altro, ad aver ragione, perché altrimenti l'unico momento in cui tenderanno ad aver ragione sarà quando si sposano e sono uno a uno, ma questo non c'entra niente con il lavoro. E quindi fare dei gruppi all'interno dell'università con docenti che si impegnano a dare il buon esempio da questo punto di vista, cioè insegnare in modo qualificato anche per preparare i ragazzi ad avere una formazione senza angoli, smussata, non solo saper risolvere problemi professionali, ma anche essere capaci di inserirsi. È una cosa che uno vede subito quando si presenta a chiedere lavoro. La seconda cosa, l'ho già detta, quella dell'orientamento strategico. Bisogna cominciare a ragionare in questo senso. Tutto il resto, sì, è bello, è importante, ma sa di timbri di tribunale, capito? Cioè io l'ho fatto e quindi se l'ho fatto vediamo se sono bravi autoimprenditori, auto questo, auto quest'altro. Ecco, allora la domanda invece, se cominciamo a fare questo tipo di attività che consideriamo primaria dentro l'università, ecco, allora credo che questa sia una strada che cambierà veramente le leggi del rapporto tra giovani e lavoro. Grazie. La ringrazio molto. Per fortuna non c'erano giornalisti ora, stai salando, volevo agganciarmi a due cose prima di lasciare la parola al professor Di Fonto. Mi hanno colpito molto i dati che citava lei, quello del dato della disoccupazione Istat, su cui è stato direttamente provocato dal professor Fabris, e quello sul calo del numero delle immatricolazioni. Si parla di oltre 50.000 negli ultimi 10 anni. A cosa sono dovute? E poi mi ha colpito molto anche su quello che diceva sui docenti che facciano i quiz, ma che diano il buon esempio, no? E dove, cioè, da che tipo di rapporto possiamo ripartire noi giovani? A partire sia dalla sua esperienza di professore universitario, sia di dirigente Istat, dov'è che vede per noi la possibilità di un rapporto che ci aiuti a diventare protagonisti delle nostre vite e non spettatori in università e nel mondo del lavoro proprio? Grazie. Beh, innanzitutto grazie agli organizzatori per l'invito e un saluto a tutti i presenti. Devo dire che in termini di ordine tecnico l'intervento di Gigi Fabris è complicato, nel senso che la risposta alla domanda posta da Gianluca, o che è risposta alle domande poste da Gianluca, non sono particolarmente complicate, per il banale motivo che non saranno in alcun modo dirimenti, cioè non mi forniranno nessun tipo di soluzione propria. Semmai aumenteranno ulteriormente i problemi, ma con una logica che voglio dichiarare subito, è finalizzata a spingervi ad avere curiosità, a cercare voi stessi, soprattutto lo stesso esterno. Perché dico che in qualche modo
complicato intervenire dopo, perché sono sostanzialmente completamente d'accordo con quasi tutte le sue conclusioni, ma quasi completamente in disaccordo con il modo con cui si è arrivato, e cioè alcune forme di difesa del ruolo e del modo con cui io parlo del necessario, in realtà ci sono stato molto grande su questo, ho convinto veramente, insomma, la società complesso opera in quel delicato snodo della vita dell'individuo di passaggio dal mondo dello studio, dell'università, al mondo del lavoro. Allora, provo allora, partendo dalle domande di Gianluca, a collegarmi al rapporto, che io trovo estremamente interessante, lo considero un tassello importante in quel puzzle che dobbiamo costruire di rappresentazione della realtà complicata del mondo dei giovani, non soltanto del mercato del lavoro, naturalmente, ma regalo che merita di essere analizzato in tutte le sue tipologie, e le forme con cui si manifestano le transizioni dall'università al mercato del lavoro vanno analizzate in tutti gli aspetti, e questo è certamente un contributo valentissimo che io apprezzo e che mi ha incuriosito, oltre ad avermi dato delle informazioni quantitative, che per uno statistico, che io sono uno statistico, sono anche uno statistico, non fanno mai male. Allora, punto di partenza, dobbiamo subito il campo. Ormai qualsiasi convegno a cui mi capita di andare, qualsiasi tavola rotonda, chiacchierata e così via, viene fuori il ma poi non sembra, perché si continua a dire che ci sono, dico apposta una cosa che non è vera, un giovane su tre è disoccupato, insomma, se la disoccupazione del 40%, no? Più di un giovane su tre è disoccupato. Ma perché l'Istat favorisce la diffusione di cifre false e tendenziose, che sono sia false sia tendenziose. Allora, l'Istat, da buon istituto di statistica, come tutti gli istituti di statistica seri che si rispettano, deve e calcola degli indicatori secondo gli standard internazionali. Assegna a questi indicatori i nomi che in sede internazionale vengono assegnati, vengono convenuti, dopodiché ci sono indicatori che possono essere utilizzati per fare delle analisi sulla temperatura, che in questo momento è molto alta, di un paziente complicato nel mercato del lavoro, e altri indicatori invece sono quelli che hanno una valenza più varia, servono a definire il contesto, ma non sono indicatori di sofferenza in senso proprio specifico del mercato del lavoro. Allora, il tasso di occupazione giovanile fa riferimento ai giovani compresi tra 15 e 24 anni, i disoccupati tra 15 e 24 anni in Italia non arrivano o arrivano poco più ultimamente, 700.000, quindi in valore assoluto stiamo parlando di una cifra significativa, ma certamente non drammatica. Certamente non drammatica. Il problema è che ovviamente gran parte, per fortuna devo dire, per fortuna dei giovani compresi tra 15 e 24 anni studiano e quindi non fanno parte delle forze di lavoro, quindi non fanno parte del denominatore di questo lavoro. L'abbiamo detto in tutti i modi possibili e immaginabili, ma i giornalisti, io non mi vorrei accodare all'attacco dei giornalisti, però vengo da una direzione, quella della Scuola Superiore di Statistica dell'Istat, che ha organizzato tre edizioni di data journalism, cioè in cui noi spieghiamo insieme con i colleghi dell'AREF, la fondazione che è grafica nell'area trentina, ai giornalisti come lavorare con i dati, come interpretarli, come utilizzarli, come poggiarli, proprio per evitare errori di questo genere, quando per l'appunto in realtà la percentuale di giovani di 24 anni che non lavorano complessivamente in Italia è di circa l'11%, cioè poco più di 1 su 10, non 1 su 4. È ovvio, c'è un lavoro da fare di comunicazione, di informazione, ed è che ci stiamo pensando, e questo è una delle attività alle quali io come direttore della scuola, dell'Istat, sono più fortemente impegnato, però ovvio che non voglio neanche sottovalutare la situazione. Gigi ha parlato giustamente del fatto che c'era un'epoca bella in cui 3,4-3,5% era il numero di persone che a un anno della laurea non avevano ancora trovato lavoro, era un'occupazione che andava funzionando, era una fotografia bella quell'immagine, da un uscio all'altro. Adesso però è uno slow motion, abbiamo 11%, cioè
Adesso quando guardiamo le due porte non ci basta più la fotografia, abbiamo il tempo di fare un piccolo, piccolissimo filmino di quelli che possiamo mettere su YouTube. Per cui la situazione è oggettivamente complicata. C'è una situazione di crisi che è davanti agli occhi. E allora aggiungo un ulteriore tassello a quello fornito dal rapporto sulla sussidenza, che è relativa al rapporto a carocella. Ho parlato di male di te fino a fino adesso. No, poi ti dico, più da cosa, è un gioco di ragione. E un altro tassello, vuol dire, gli stati in realtà, ma io non sono minimamente riuscito a fare questi giri. Il punto è che analisi sul mercato del lavoro di vario genere, in particolare studi legati alle modalità con cui la transizione dal mondo della scuola, dell'università, al lavoro avviene, vista che le ha prodotte diverse nel corso del tempo, le informazioni importanti, in qualche modo complementare, si associa a quella del rapporto sulla sussidiarietà e la differenza stipendiale che caratterizza i neolaureati se la volontà di quella normalista. Un'indagine che ha visto la situazione dei laureati del 2007, 4 anni dopo, nel 2011, ha mostrato come mediamente, con una serie di differenziazioni per territorio di provenienza dell'università, la differenza è di 500 euro in più, 1300 qualcosa euro al mese per un laureato che poi trova lavoro in Italia e poco meno di 1800 euro al mese per un laureato italiano che trova lavoro all'estero. Altro elemento particolarmente importante, qui non stiamo parlando tanto di fuga di cervelli, perché anche sì, anche quelli sono cervelli, ma tipicamente quando si parla di fuga di cervelli si è soliti fare riferimento alle eccellenze, no? Il problema è che le eccellenze vanno e poi non rientrano, oppure soprattutto che non riusciamo ad attrarre le eccellenze di altri paesi, cioè le nostre eccellenze vanno via ma non riusciamo ad attrarre le altre. È un problema da affrontare. Ecco, questa è un'altra informazione che è importante dare, ma non solo e non tanto per stracciarci le vesti e dire ma mannaggia l'esercito, in Italia che non lo so, no, ma per dare un'indicazione di apertura che ci arriverò dopo quando in qualche modo con fare paternalistico provo a dire quello che secondo me un laureando laureato deve fare. Bisogna guardarsi intorno, e intorno non è soltanto la propria città o la propria regione, bisogna guardarsi intorno. E da questo punto di vista, altro elemento che trovo finalmente concorde, le connessioni del periodo degli studi con l'estero, che danno esiti positivi in termini di esiti occupazionali e di soddisfazione che vengono sottolineati all'interno del rapporto, trovano corrispondenza in questo mio modo di porgere delle informazioni al riguardo. Altra questione, anche io volevo rispondere alla domanda ma ha senso studiare nell'epoca attuale l'università sbatte su fare in maniera seria, non vale più la pena o trovare subito un lavoro o fare qualcos'altro oppure tirare a campare. Mi è piaciuto quel precario cerca di gloria presentata nel rapporto, perché sono in qualche modo, a mio parere, l'immagine che maggiormente prevale nell'immaginario collettivo, i cosiddetti laureati soddisfatti. Cioè sono quelli bravi ma che non trovano una loro posizione. Mi verrebbe da dire, siamo all'inizio però, diamo loro il tempo di cercare questa posizione, nel senso che io sono più preoccupato del laureato che già dopo 2 anni è soddisfatto, dopo 2 anni già soddisfatto, c'è qualcosa che non va se ha già trovato la pace dei sensi dal punto di vista lavorativo. Magari sbaglio, ma insomma questa è la mia sensazione, che io mi propongo. La risposta a quella domanda è sì, vale la pena studiare, se possibile farlo bene, prendere un modo alto, è sì, questo sono totalmente oggi fa, senza se e senza ma. Cioè, non c'è discussione su questo, d'accordo? È ovvio che la speranza, l'obiettivo, è di farlo all'interno di università, ma voglio andare più dietro, all'interno di scuole anche, che offrano opportunità, capacità e abilità che possano convenientemente essere spese. Non aggiungo la parola a quello che ha detto Fabio Spino su questo tema, concordo pienamente, per essere fatto un lavoro di orientamento intelligente,
un lavoro che non abbia la pretesa di dire oggi a una persona che uscirà dall'università tra 4 anni che cosa troverà nel mercato del lavoro. In 4 anni succede la rivoluzione, cambia tutto, ma la forma mentale, la disponibilità, no, quella vale sempre, è un valore che torna utile in qualunque momento. E allora, anche per non piegarti eccessivamente con quelle che sono più pensieri di un padre, di un docente universitario, chi sono gli attori che in qualche modo devono intervenire in maniera forte o devono cambiare? È facile dirlo, non è facile tradurre in iniziative concrete. Allora, il governatore della Banca d'Italia, in un intervento in una città di Neckarba, al 10° forum del libro Passaparola, ha sottolineato il ruolo importante delle famiglie, perché oltre a investire nella crescita del capitale umano, semplicemente, oltre a consentire figli di studiare, sostanzialmente, possono loro trasmettere modelli positivi e comportamenti virtuosi. Sembra una banalità, ma è il punto di partenza. I bamboccioli spesso non lo sono come caratteristica autonoma, ma sono bamboccionizzati dalle famiglie con un eccesso di protezione, con un eccesso di comportamenti che in qualche modo li disincentiva, usiamo il termine di questo genere, ad assumere atteggiamenti sfidanti e di disponibilità al confronto anche sul mercato di lavoro. Quindi le famiglie, la responsabilità delle famiglie è fondamentale, cioè, che dovete dire a noi, beh insomma, qualche tempo toccherà anche a noi, quindi non mi pare banale sottolineare le cose di questo genere, ma non basta. Le istituzioni ovviamente, io faccio riferimento a scuole e università, perché sono i titolari delle attività di formazione. Allora, abbiamo parlato di università, qui è giusto che si parli di università, abbiamo un ruolo importantissimo, in qualche modo stiamo cercando di svolgerlo, no? Anche con un incontro, un'occasione come questa. Però lasciatemi dire che con la scuola c'è un passaggio preliminare della scuola che è fondamentale. Noi abbiamo un numero elevatissimo, questi sono numeri che spesso non vengono adeguatamente enfatizzati, che si siano enfatizzati, di NEET, cioè quelli che non sono né occupati, sono giovani, non sono occupati e nemmeno cercano un lavoro, quindi scompaiono dalle statistiche. Quelli tipicamente sono drop out, cioè sono persone che a un certo punto hanno abbandonato la scuola, non esclusivamente, ma c'è un collegamento diretto tra l'abbandono scolastico e poi questa indisponibilità, questo atteggiamento sostanzialmente depressivo nei riguardi pessimistico nei riguardi del mercato del lavoro. E abbiamo un ruolo importantissimo da questo punto di vista, magari apparentemente non sono d'accordo con quello che diceva Fabio, se noi abbiamo un problema di competenze nel senso lato, le indagini PISA, le indagini OSCE, sono moltissime, le differenze sulle competenze dell'elite 15 a 65 anni, quindi stiamo parlando di popolazione che comprende sia studenti sia gente che lavora, quindi tutti noi sostanzialmente. Ci collocano anche l'ultimo posto per quanto riguarda le competenze matematiche, 23 su 24 anni, l'ultimo posto per quanto riguarda la capacità di comprensione. Quello che diceva Gigi riguardo quanti secoli fa ha vissuto Giuseppe Garibaldi, beh, io leggevo un articolo di Umberto Eco l'altro giorno che per sollevare questa questione diceva: ma lo sapete che se voi andate in giro a chiedere a quali epoche appartenevano San Tommaso e Sant'Agostino, tutti mi dicono, la maggior parte dice che erano molto vicini, 1 o 2 secoli al massimo di distanza, 8 secoli. O io ero uno di quelli che avrebbe detto 1 o 2 secoli di distanza sull'immediato, non ho difficoltà a dirlo. Al di là di questo, c'è un problema grosso di formazione di base rispetto al quale abbiamo il dovere di avere un atteggiamento molto, molto, molto attento. E da questo punto di vista vi sono alcuni segnali, io vorrei dire molto chiari, di attenzione e di comprensione del rischio che stiamo correndo, non investendo adeguatamente, anzi disinvestendo probabilmente in questi ultimi anni, su una posizione più decisiva per la nostra. Ultimo aspetto è il ruolo e la responsabilità del mercato. Siamo in un periodo di recessione, questo è
un dato di fatto. Tra l'altro siamo gli unici ad essere in recessione. Il giornale di oggi, anche la Spagna, è tornato ad avere un tasso di crescita positivo del PIL. Caccia miseria, siamo veramente gli ultimi adesso. La Grecia già ce n'è uscita perché era arrivata a un fondo così basso che adesso qualunque tipo di azione ha sempre un tasso di crescita positivo. Noi avevamo ancora la Spagna come sorta di riferimento che ci giustifica. Adesso non ce la facciamo. Beh, dobbiamo riprendere da questo punto di vista il mondo dell'imprenditoria nelle sue forme più diverse. Deve darci una mano molto forte, deve darci una mano non soltanto nel recuperare chi è, ma anche e soprattutto nell'essere schiavi, nell'accettare sfide e mettere in discussione anche se stessa. E comunque, il riferimento a che cosa possono fare i giovani che sono iscritti all'università stanno finendo. Allora, qui non parla né lo statistico né l'esperto che lavora all'Istat, ma diciamo è l'esperienza di chi è, insomma, ha lavorato con gli studenti per tantissimi anni, tornerà a lavorare con loro. Qualità ovvie, scontate, sono la curiosità e la disponibilità all'ascolto, la sfrontatezza, l'essere volontari, l'atteggiamento di tipo conformistico e quelli che chiamiamo fintamente disincantati, se sono io che vanno le cose, che io faccio o non faccia, il risultato è lo stesso. È un disastro, questo è totalmente sbagliato. Però permettetemi di dire, oltre alla natura autogiustificativa e nei fatti autodeterminante di un approccio di questo genere, che poi il passaggio successivo è qualunque cosa io faccio, è totalmente inutile, che non è proprio il massimo della vita, avere una prospettiva di questo genere. Io ho il sospetto, e questo lo dico a modi di chiusa conclusiva, che non sia la caratteristica principale di tutti voi, perché dal punto di vista statistico, io ho la sensazione che voi siate un campione, voi che partecipate all'incontro odierno, siate un campione particolarmente selezionato, e purtroppo uno statistico vede la selezione del campione come una piattura, perché è fonte di distorsione. Allora mi viene da dire, sussidiarietà, è fondamentale che queste idee vengano il più possibile trasmesse anche a coloro che magari di questo non si preoccupano oggi, ma tra due o tre anni, quando dopo un anno non trovano il lavoro, cominceranno a lamentarsi, avranno avranno modo di riflettere su quanto avrebbero potuto fare con pochissimo sforzo qualche anno prima e a chiesti così di tutto ciò avrebbero avuto. Credo che questo sia il messaggio principale che io in qualche modo mi sento di provare a trasmettere, perché facciamo ovviamente quello che io da parte mia cerco di accogliere questo invito, questa provocazione che ci fa lei a trasmettere questo desiderio, diciamo quello che può venire fuori da questo incontro e come è nato dappertutto almeno in università. Vorrei dare la parola al professor Vittadini partendo da una cosa che ha detto che mi colpisce molto, cioè non è normale che ci siano persone a 27 anni soddisfatte già del proprio lavoro. E io dico, ho imparato molto da persone che a 60 anni non erano soddisfatte del loro lavoro, cioè che non che non erano soddisfatte di quello che stavano facendo, non erano contente, ma che avevano ancora il desiderio di cercare, il desiderio di implicarsi con quello che stavano facendo. Lascio quindi con questa provocazione la parola al professor Vittadini. Allora, traggo le conclusioni in 6 brevi punti. Primo, che riprende le osservazioni di Fagnes sull'importanza di studiare, lo trago da un libro che vi consiglio, La nuova geografia del lavoro di Moretti, professore di Berkeley, che analizzando le situazioni di maggior sviluppo negli ultimi anni dà quasi scontato che sono quelle legate a dove c'è stato prima un investimento in capitale umano, capitale sociale, un investimento in formazione e qualità di alto livello. Interessante perché se vogliamo negli anni 80 ci sono stati i premi Nobel sul mercato, sul capitale umano, Becker e Ekman, ma poi ci eravamo dimenticati per tanto tempo, con tutta l'ora
di sviluppo, che il fattore più grande di sviluppo è questo che il capitale umano, che non è solo la quantità di lavoro, ma come nel dopoguerra da solo in poi abbiamo visto, l'idea della funzione di produzione, la qualità del lavoro è fondamentale. Ora, riprendiamo questo livello assolutamente, diciamo, tecnico, non con particolari studi di partenza umanistici, l'idea di questo fattore fondamentale. Quindi investimento in capitale umano vuol dire investimento in istruzione e educazione di alto livello. I paesi che più prendono questo hanno un più grande sviluppo. Questo è un dato da riprendere, adesso arriverò all'Italia, perché in generale molte volte è stato messo in discussione, ma per fare una battuta che riguarda l'Italia, poi arriveremo al nostro mercato del lavoro, una volta, per capire cosa vuol dire, una volta l'imprenditore Brianzolo dove c'era il mobile, a Muggiò, paesino vicino a Monza, lo vendeva a Monza, quindi poteva avere la classica matita sull'orecchio, come aveva conosciuto il cavaliere Fossati della Star, non aveva studiato, ma era un genio e come quello del mobile diventava un player mondiale con la sua capacità, la capacità di creare e prima per il mercato locale poi andare in giro. Ma poteva non sapere l'inglese, poteva non avere, sapere cos'è il controllo di qualità, poteva non sapere cosa vuol dire il cambio di una moneta, poteva non sapere, aver mai preso l'aereo, poteva non conoscere i siti web, poteva non conoscere i miglioramenti tecnici. Ma adesso il vostro mobile, per andare a venderlo a Monza, avete l'IKEA che ha carogato, quindi tutti comprano l'IKEA. Questa vostra ditta di mobili, per andare verso il futuro, deve poter vendere questo mobile cambiando in Australia, Nuova Zelanda, Cina, America. Allora, se questo imprenditore familiare non prenderà, non avrà un figlio laureato o un figlio o uno che continua, magari anche con la triennale, questo non andrà da nessuna parte, alla faccia di questo che potete pensare che vale l'ingegno e la creatività. Una bella cosa, ma non è semplicemente il mandolino e la pizza. Eppure oggi chiedono di più un investimento di conoscenza. Deve avere una capacità di conoscenza tale per cui quel genio imprenditoriale diventa differenza. Mi è capitato di andare, quest'anno alla Fiera del Mobile, a Milano, e vedete cosa vuol dire fare solo un mobile. È un problema di alta tecnologia, vendere una capacità imprenditoriale di conoscenza. Chi non fa il controllo di qualità e non è certificato non riesce neanche a mettersi sul mercato mondiale, perché ti conoscono, anche se sei una piccola impresa, se sei certificato. Allora voi capite cosa vuol dire in questo senso essere laureati. E oltretutto il dato, riprendo il loro dato, chi ha più problemi sul mercato del lavoro oggi, comunque chi non ha una competenza. I NEET sono persone che non lavorano né studiano, ma quindi non lavorano anche perché non hanno studiato. E anche a livello di non laureato cercano quello che ha fatto una buona scuola professionale, che è una cosa difficile, non quello che non ha competenze. Quindi studiare è una questione fondamentale, soprattutto oggi, in un mondo di globalizzazione. E secondo me, lo riprenderò dopo, il problema di molto problema del nostro impresa è questa difficoltà della piccola e media impresa a capire questo fattore. Che quel costo in più che serve per il laureato è un costo per sopravvivere, anche perché in un mercato italiano in cui il consumo interno è bassissimo, o tu sei incapace di andare all'estero, o non sei in grado di andare avanti. Le imprese italiane che hanno avuto un grosso sviluppo, a parte le multinazionali tascabili, Ferrero, Benetton, Lusottica, sono anche piccole imprese che hanno questa capacità, e questo chiede competenza. Quindi quando fanno questo discorso distruttivo sull'università sbagliano perché ignorano quanto gli importava più importante. Allora secondo me sono passaggio il nostro sistema universitario. Allora anche qui io riprendo una cosa detta, se c'è una fuga dei cervelli vuol dire anche che i cervelli sono stati formati. La percentuale molto alta di persone che riescono a entrare in università straniere prendendo il PhD o andando a lavorare all'estero, sono anche il segno che la formazione di base, diciamo fino alla specialistica che dà l'università italiana, è una
cui c'è un soggetto non c'è. Ora, rispetto al modo, francamente, rispetto alla base, il modo con cui ci si prepara anche in America, qualcuno per diventare medico, la prima parte dell'esame, poi c'è la pratica, sono 4.000 quiz a risposta chiusa, quindi devi rispondere ad alcuni di questi. Io penso che sia molto più interessante e competitivo uno che conosce per incontro, che fa il caso, perché quando vedi una bottiglia come questa, non solo l'analizza che magari risponde in termini chimici, ma capisce che questa bottiglia ha interlocutori diversi, se va in una casa di alto livello, allora non ti prenderanno sul tavolo una bottiglia di plastica, ma vorranno di vetro, anche se costa di più. È diverso se tu te la porti in giro perché vedi come si è esteso, oppure se poi qualcosa ti interviene. Io capisco il prodotto in funzione di quello che ha davanti. La conoscenza per incontro è molto più interessante come base. Noi, non riflettendo abbastanza su questo, perdiamo il nostro vantaggio competitivo. L'università italiana ha questa capacità, che è una capacità sia umanistica che scientifica. Qual è il punto che manca? Manca il fatto che mentre nella scuola siamo il terzo, quarto paese, quinto paese dell'OCSE come spesa, e quindi spendiamo male, quindi benedetto l'invasi e il modo con cui cominciamo a valutare, perché se si spende male, non è che si spende per l'istruzione o per la solidarietà, si spende male, si danno i soldi. Nella scuola italiana sappiamo quali sono i dipendenti, fissi o non fissi, quali sono i punti di eccellenza o meno, cominciamo a saperlo adesso. Che tipo di miglioramento si possa avere, dove buttiamo dei soldi, quando la scuola è utilizzata come mercato del lavoro subalterno per creare lavoro a un po' di non docenti, fondamentale per il lavoro, ma io ho imparato quando studiato economia cattolica, il professor Mazzocchi, che in politica economica uno strumento è un obiettivo, non uno strumento è un obiettivo. La formazione, l'istruzione si usa per formare e istruire, non per gonfiare il lavoro. Ma dicevo, mentre invece sull'università siamo in fuori, spendiamo pochissimo, perché i governi di tutti i colori hanno considerato l'università come una spesa sociale, non come un investimento in capitale umano. E quello che manca all'università di oggi nostra non è la capacità, e anche come appunto i nostri colleghi qui lo possono dire bene, quando mi sono laureato io, lontano, ho cominciato il dottorato nell'83, il mio docente che statistici conoscono bene, è un punto di riferimento, l'antenna, in tutta la sua carriera ha pubblicato l'ultimo articolo con un altro in inglese, perché non usava la statistica italiana, la centrale, e non usava. Oggi come oggi, qualunque dottorando, se non ha pubblicato un articolo su una rivista straniera, non esiste. Quindi vuol dire che per la teoria dei vasi comunicanti anche l'università italiana sta migliorando, cioè man mano che entrano i giovani, questi sono inseriti, fanno enormi sacrifici, vanno a convegni all'estero, pubblicano all'estero, lavorano in inglese, ma evidentemente se tu hai un laboratorio che ha una dotazione di 100 volte minore di un laboratorio di vostro, è chiaro che puoi fare meno ricerche. Secondo, se un docente straniero può avere come insegnamento solo il dottorato è super finanziato, i master sono organizzati, chiaro che questa parte dell'università, in realtà, è la parte che manca. Ed evidentemente, buona pace di tutti, non è che sono assolutamente 100% d'accordo con il rettore del Politecnico, perché penso che l'italiano abbia importanza, ma è chiaro che se i corsi sono in italiano, da parte, non è che ti viene uno anche di un paese straniero che si chiami anche Polonia, Bulgaria, Romania, perché non è che poi chiedi di venire a imparare l'italiano e così via, devi avere un certo grado di dotazione. Quindi vuol dire che quello che manca è un investimento di qualità che prende master, dottorati, punti di ricerca. Qui sarebbe un lungo discorso sulla competizione, visto che l'FFO è ancora la gran parte del finanziamento, si sta cambiando qui con l'AMBU e altri, ma quello che manca è la possibilità di fare la parte superiore, di creare quel 5-10% dei laureati in America, che non sono necessariamente americani. Le università americane e l'America funzionano come le nostre squadre di calcio, prende il meglio dal mondo. Se vi lavorate un ventenne che ha segnato 30 gol nel campionato ucraino, viene in Italia, e ugualmente l'università americana, quindi la società americana, compra i nostri semilavorati, che però sono
l'università, l'investimento in tutto, dobbiamo fare la parte superiore, dobbiamo permettere a uno di fare qua il dottorato, magari mandarlo 3-4 anni all'estero, di tornare indietro e poi di fare la ricerca. Quindi chiaramente quando se fai diritto costituzionale ti serve il libro e la biblioteca, ma se fai chimica, fisica, anche se hai in un certo senso statistica o altro che hai bisogno di grandi calcolatori, hai anche bisogno di investimento. Landella diceva la statistica si fa con la matita e anche qui è il nobis. Oggi uno che non usa i dati e non ha la disposizione dei dati non va da nessuna parte. Voi capite, questa è la differenza. Quindi l'università italiana deve diventare, secondo me, c'è una battuta polemica, io non sono convinto che sia l'edilizia il punto di lancio dell'economia. Io penso che sia l'istruzione. Un po' meno di attenzione sull'IMU, un po' di più su aumentare l'investimento su questo di tutti sarebbe molto più interessante. E questo è per quel che riguarda, secondo me, il nostro sistema, che è anche un grado di fiducia, almeno in questa fase, fino allo a stare, e poi uno si guarda intorno. E poi anche considerare una cosa sulla fuga dei cervelli, che i cervelli possono essere in fuga, ma ci sono legati alla nazione d'origine, sono anche delle artiche. Noi quando facevamo i mercanti avevamo una percentuale di italiani all'estero di allora quota di tutti, ma questo è un antenna. Se chi va alle grandi università si ricorda di essere italiano, crea antenna, porta i giovani in giro, fa ricerche insieme, anche qui un tipo di politica. E se è un paese che è tende da sempre all'immigrazione, come è stata negli anni precedenti, l'immigrazione è un fattore fondamentale dello sviluppo, perché ancora con il contabilità nazionale io si parlava della rimessa di migranti, non so se adesso è ancora rilevante, adesso i nostri migranti intellettuali possono essere, se legati a noi, anche se non tornano, fondamentali, possono venire 2 mesi, 3 mesi a insegnare, possono portarti all'estero dei giovani per un certo periodo, possono fare ricerca assieme, possono farci da network mondiale come nessun altro paese. Ma arriviamo al terzo punto cruciale che viene fuori dal rapporto. Che tipo di laureato può mettersi se è importante studiare? Io quando ho sentito questi dati derubati da me mi sono rimasto impressionato, stiamo parlando di uno che si sbaglia, non quello che aspetta un 32-30 crediti per un anno se non lo fa, ma che fa stage, va a fare l'Erasmus all'estero, va in azienda, collabora con i professori. Stiamo parlando di uno che ha capito che oggi il pezzo di carta è meglio, ma se tu vuoi avere successo, non finire come un precario in cerca di gloria, devi rafforzare. E questo è il dialogo, è un ritorno all'università come il dialogo, come conoscenza, quella che è nata. Paradossalmente nell'università di massa di oggi la differenza la fa chi usa il rapporto dei professori, chi usa tutte le possibilità. Quello che diceva forse alla fine del campione non rappresentativo, bisogna forzarsi di diventare un campione non rappresentativo, e questo dipende molto da lì, io lo vedo negli studenti che curo là, gente che vuole, che si impegna, che dà una cosa, oggi fa la differenza, quindi dobbiamo fare dei fatti dopo a più possibilità. Quindi primo sono intraprendenti, secondo tanto dato viene dal rapporto, chi ha rapporti sociali, chi in università non si isola, mi sembra strano. Allora, spiegatemi perché le aziende oggi fanno il team building e non fanno più la formazione professionale come una volta, quella d'alto livello, quella da McKinsey primo stato, cioè quello che ti indottrino e sei da solo. Ma perché evidentemente, per dirti, il team building vuol dire che magari ti lasciano di notte in un bosco e devi recuperare l'albergo dimostrando che sei capace, oppure che ti fa fare razzi o ti mettono in un gruppo dandoti un argomento all'improvviso e vedono chi domina la cosa. Questo vuol dire la capacità di interagire, ma che è fondamentale anche nel mercato del lavoro. Vi do l'esempio di un laureato italiano, un mio amico che è a Los Angeles, è un ingegnere che prima ha lavorato alla NASA, poi è entrato in una ditta che fa razzi e lui è responsabile della parte raffreddamento dei razzi. Lui dice, guarda, da noi le cose vanno così, che uno quando fa una parte del progetto non è che la dà al capo o al cliente, un giorno, il giorno dopo parla con tutti, lo mettono lì e cominciano a fare l'avvocato del diavolo e ti contestano qualunque particolare. Questo alla fine di un giorno devi dimostrare a chiunque, ma anche non a quello sopra, al
vengono mettere dietro. Quindi se tu non riesci a dire quello che stai facendo, quando dico sul Corriere non è niente, non dico niente. D'altra parte il nostro germano la carta era qua. Ma vuol dire che se io faccio un modello devo dimostrare a uno che è importante, che è in grado non solo di schiacciare il pulsante del sasso o del fare il programma elettrico, ma darti le ragioni per cui la flessibilità è fondamentale. Se tu non sei in grado di fare consigliere, come ha detto uno che dice contro la qualità, chiede il capo della qualità, dice ma tu quando fai quella qualità, prego gli ingegneri, non ti serve questo, cosa serve? Ingegneri sa tutto quello che sono statistico, ma non mette a posto per mai. Quindi dimostrare che se per esempio, come è successo a Milano nel 1985, tu progetti un palazzo dello sport, ma probabilmente lo farai uguale di vedere la possibilità di neve di portata massima nel corso di 150 anni, qua la portata media, o magari una normale, e non ti viene in mente che un anno può venire fuori tutta di quella neve, che è un evento raro, un assomo, tu se vai studi con la normale non la consola, è crollato il palazzetto dello sport, è crollato il tetto e poi hanno subito che riparare il tetto era così caro che l'hanno buttato giù, infatti voi che a Milano non c'è un palazzo dello sport pubblico, era bellissimo, ma non c'è stato un compagno scolare di un ingegnere, serviva lo statistico che dice guarda che non è che se tu in 150 anni resisti 149 va bene, o che se c'è un ascensore 10.990 volte a toccare una nota ci fa niente. Ho bisogno di uno che sa vedere queste e devi vendere. Quindi socialità, terzo aspetto, quindi intraprendenza, socialità, disponibilità a cambiare, muoversi. È interessante che non è vero che c'è il bamboccione è una minoranza. Che tu hai l'idea, oggi d'altra parte, io sono andato a Londra la prima volta con la mia famiglia in treno, passando con la Manica, 3 giorni, mi sembra di essere andato alle estreme del mondo. Adesso voi prendete con un low cost, andate a Londra, passate un weekend, uno per uno può essere ragionevole, andare a lavorare lì, uscire dalla regione. Questo è il laureato, un soggetto che è in grado di anche picchiare il mercato del lavoro, che dicevo prima, non capisce bene che pagare di più laureato è qualcosa che gli permette all'azienda di crescere. Perché questo, anche uscito, non si rassegnerà. Vedrà, ma io vedo, per esempio, un campione molto interessante, ho incontrato un po' di giorni fa dei laureati di Brera, è impressionante, perché il laureato di Brera, per definizione, non può fare assolutamente niente, è uno di quelli delle facoltà deboli. Eppure questi si erano, lavorano tutti, sempre uno seguiva uno scultore, quell'altro ha trovato uno stage a Parigi, quell'altro ancora si è messo a fare video, insomma. L'intraprendenza italiana ci provi, ma questa è la differenza, questo è anche il valore di questa iniziativa, di questo muoversi, perché è la stessa cosa, vi faccio solo questo esempio personale, che ha a che fare anche con le furie del cervello. Io ho un mio carissimo amico che è un epidemiologo, che era con il clinico, l'ha preso l'Harvard, e allora all'Harvard Medical School insegna una statistica, io gli mando la gente a fare la tesi, 6 mesi, prima la pagava la carica, adesso la nostra università che è inutile paga questo tipo di borsa. Io ho della gente che torna da Harvard, è stato 6 mesi a Harvard, evidentemente capite che questo è l'attiva. Chi ha voglia di andare via ci mette di più a laurearsi, un po' di più, ma torna, fa la tesi di inglese, torna con una competenza, e capite che questo fa la differenza. Non solo nel voto dell'altro, ma poi gente che dopo, uno per il dottorato a Stoccolma, un altro all'Imperial College, e gente che poi capisce che poi magari può tornare in Italia, ma torna sapendo che il posto è un percorso. Questo è il quarto punto. Oggi non tutto è così. C'è un aspetto del mercato del lavoro super debole, 5 anni che escono, finito. Ma per gente che si laurea, il posto, come diceva il compianto Martini, Marco Martini, lo so io, il posto è un percorso, è ragione di forza. Io devo avere la capacità di adattarmi, di soffrire, di rischiare, ma di imparare, perché sono un aereo che deve decollare, non un punto di arrivo. Allora da questo punto di vista, quinto aspetto fondamentale, che l'università si concepisca non più come un esamificio, ma come un player che ha nella placement dei servizi per il lavoro, nel rapporto con le aziende,
qualcosa di importante. D'altra parte, per capire, vorrei fare un esempio interessante, che è venuto fuori per 150 anni del Politecnico, c'è un carteggio di un giovane laureato in ingegneria che il suo professore manda in Germania per studiare un certo tipo di produzione in legno. E allora c'è il carteggio che gli risponde questo: guardi, io ho visto dopo alcuni mesi che qui non ci sono problemi del legno, ma le segnalo delle possibilità interessanti del caucciù. Non è che lei potrebbe finanziare o trovare un piccolo finanziamento per partire un'azienda che produce caucciù? E il professore dice: certo, aiuterò l'ingegner Pirelli. Quindi questo è qualcosa che c'è sempre stato nell'università con gli DNA. L'idea che tu ti alleni con certa gente, perché non è l'università a basso livello, ma è perché si è abbassa l'azienda, ma che crea fondi. Ultimo aspetto, concludo, tutto questo non sarebbe mai se non ci fosse una cosa che, guarda caso, il Celsius ci ha riprogrammato 2 anni fa. Qual è la crisi italiana più grave? Noi abbiamo avuto 40 milioni di emigrati nell'880, crisi olivovite, abbiamo avuto la prima guerra mondiale, fascismo, seconda guerra mondiale, ricostruzione, cioè l'Italia è sempre stata in crisi. Adesso con la recessione, ma non è che noi... Ma qual è la differenza? Dice, c'è un calo del desiderio. C'è un calo che ognuno definisca desiderio come vuole. Un desiderio nel senso, come dire, umanistico, religioso, di lavoro, ma desiderio, voglia di quello che diceva Alfonso, quello che diceva Fabris, di sviluppo, di me. Proprio sai, nell'ultimo momento di Rimini a cui ha partecipato, ha detto: vi auguro di non essere mai tranquilli. E io traduco così l'indicazione di Alfonso: tranquilli, vuol dire io ho bisogno di qualcosa per battermi, per vivere, un ideale, una passione, una voglia di migliorare me, di migliorare le condizioni del mio paese, della famiglia. Senza questo non c'è niente, perché certe volte mi trovo davanti alle matricole e dico: faccio fatica. Ho capito, fai fatica, e allora? Perché la fatica è una condizione tale per cui tu di fronte a una matricola, la fatica vuol dire una sticella. Ora, la differenza la fa questa voglia di lavorare, soffrire, che diventa competenza tecnica, che diventa accettare condizioni difficili, che diventa accettare l'anno in cui fai fatica a farmi esami, ma che è il motore senza cui non c'è neanche l'università, non c'è neanche il mercato, soprattutto non c'è un paese come il nostro. Per concludere, il Canada, quando il petrolio costa più di 40 dollari al barile, lo tira fuori dalla sabbia. Poi hanno fatto i soldi così, il Kazakistan pure, molti paesi africani anche, loro hanno questa cosa, tirano fuori, noi hanno provato a trovare il petrolio quando hanno inventato l'ENI, ma c'era un po' di gas, hanno fatto la super, si diceva la super corte, la grande benzina italiana, ma noi materie prime, quindi ci rimane solo questo, senza questo siamo finiti, quindi cerchiamo di usarlo. Grazie mille. Purtroppo non c'è molto tempo per le domande, ma la possibilità che questo dialogo che abbiamo avuto oggi continui c'è. Intanto vi invito a prendere i rapporti per il consigliere Tan, non sono moltissimi, ma ne arriveranno altri. E se volete, nel senso, di sicuro noi continueremo questo dialogo, ci saranno altri incontri e mi ritrovate qua, sono in statistica, quindi se volete avere la possibilità di continuare a parlarne, c'è questa possibilità. Vi ringrazio tutti e grazie mille. Ricordatevi che ci saranno altri appuntamenti in queste giornate d'accoglienza. Ciao.